Capitolo 2. Mi corazon. Un sangue più nobile. Sto ancora sognando, pensò Greer Morgan. Le scenate all'alba erano la specialità del villaggio di case mobili Sunnybrook. Perché altrimenti i residenti l'avrebbero chiamato Last Resort, ultima spiaggia? Greer gemette, irritata per l'interruzione del sogno, e si portò le mani alle orecchie. Entrambi i tappi erano usciti, segno di irrequietezza. Sentiva una pioggia leggera, anche se il giorno sembrava luminoso come un incendio. Arrivando a casa la sera prima, sul tardi, si era dimenticata di attaccare alla finestra il vecchio zerbino per tenere fuori la luce. Si rimise la mascherina sugli occhi. Era Lisa e la luce filtrava comunque. Greer sapeva di avere un'infinità di problemi. Voti mediocri, scarsa motivazione, niente macchina, ma li avrebbe accettati in cambio di una bella notte di sonno. La testa le pulsava a ogni scoppio di voci dall'esterno. Una donna che rimproverava un uomo, le cui risposte si facevano sempre più difensive, imbarazzate e rabbiose. Miss Jemisha, pensò Greer. Forse la signorita Magdalena. Avevano lo stesso latrato penetrante e gli stessi uomini pigri che posavano il culo sui gradini delle due donne, ubriachi e felici o sobri e depressi. Quando Greer tornava da scuola, l'uomo di Miss Jemisha, quello che lei aveva soprannominato Samuel L. Jackson, abbreviato in Sam Hell, per il suo capello Kangol, le gridava «Stai crescendo, piccola Greer!» L'uomo della signorita Magdalena, invece, era un honduregno basso e vestito da cowboy che Greer aveva soprannominato con un brutto pregiudizio, se ne rendeva conto, José Frito, e che sembrava sapesse una sola parola d'inglese. «Come here!» «Vieni qui!» E ogni volta che lo diceva, le faceva venire i brividi. «Come here!» Greer escluse il sole color fango con un gomito sudato. Il suo sogno era bello. Ritrovò il lampo di un'immagine e vi si aggrappò. Ah sì, più che un sogno, un ricordo. La sera prima. La festa di Halloween di Remy. La cantina. Quasim. Si lasciò scivolare nella cioccolata calda e morbida del ricordo. Lo sganciarsi del suo reggiseno come la liberazione di un sospiro a lungo trattenuto. La pancia di Quasim, rovente, i peli leggeri che scendevano dall'ombelico, la saliva come olio caldo, il bisogno di unire i bacini e di sentire la pulsazione delle vene nelle cosce dell'altro. Fino a dove erano arrivati? Si toccò un punto alla volta tastando in cerca di succhiotti, seni infiammati, qualche dolore giù in basso. Sì, non erano andati al di là delle mani nelle mutande. Non era stata la timidezza a trattenerli, ma l'atmosfera della festa. Ragazze inseguite sulle scale della cantina, gente che si passava le canne ogni 5 secondi, telecamere onnipresenti. Lei e Quasim ci sarebbero arrivati, e se lui un giorno fosse diventato apatico o minaccioso come Sam Hill o José Frito, pazienza. Greer sarebbe stata lontana da un pezzo. Nel frattempo avrebbe soddisfatto i propri desideri quando e come voleva. Il desiderio. Era quello il carburante che la teneva in pista. Non c'era niente da desiderare a scuola. Studentessa diligente alle medie, aveva finito per adeguarsi al ruolo che i suoi insegnanti prescrivevano a una ragazza nera dell'ultima spiaggia. Recalcitrante, polemica, pigra, provocante, loro sceglievano gli aggettivi e Greer faceva del suo meglio per incarnarli ed esprimere insieme il proprio disprezzo. «C'è altro?» Le risate e i gesti delle sue amiche erano incentivi momentanei. Alla fine si era ritrovata sola a guardare la rovina irrimediabile dei voti precipitati al minimo. La rovina avrebbe potuto divorarsela se non ci fosse stato suo padre. Troppo spesso Freddy Morgan borbottava delle scuse ai suoi superiori per non andare a lavoro e recarsi nell'ufficio del vicepreside, col cappello letteralmente in mano. La sedia da adolescenti faceva sembrare timido il suo corpaccione, ideale per delle suppliche lamentose. Capisce, la perdita della madre e della casa aveva traumatizzato la povera Greer. Morgan si umiliava, perché questo era il suo desiderio, un lavoro migliore, quindi una casa migliore, quindi una vita migliore.
faticava come un bue sotto al giogo per realizzarlo, a dispetto dei superiori o dei vicepresidi che tenevano in mano le redini. Greer avrebbe voluto detestare le esibizioni del padre, ma non poteva che rispettare il fatto che lui faceva quello che doveva. Chi altri poteva rispettare? Sua madre? Vienna Morgan aveva dei desideri, certo, desideri di cose materiali. Impiegata da una ditta di pulizie, aveva rubato talmente tanto dalle case in cui lavorava che l'avevano sbattuta in prigione 3 volte in un anno. Adesso era rinchiusa nel carcere di Blue Feeder, Iowa, e Greer era decisa a fregarsene. Il desiderio, come l'esempio di sua madre le insegnava, poteva essere una cosa distruttiva. Greer poteva trovare un esempio opposto nel fratello Conan, di un anno più giovane di lei. Nel suo caso il desiderio era stato mentalmente e fisicamente sconfitto. Conan era muto e privo di emozioni a scuola e quasi altrettanto a casa. Lo sentiva giocare tutta la notte ai videogame con la sua vecchia console. Per evitare di essere tormentato, Conan andava a scuola con 2 ore di anticipo, con l'aria morta come i colleghi di Freddy Morgan mentre si trascinavano verso la Hortiplastic, la fabbrica che dava lavoro a mezza città di Bulk, Missouri. Conan probabilmente si immaginava di finire alla Hortiplastics a guardare la catena di montaggio che si portava via quello che restava dei suoi sogni. Per Greer era un tormento vedere il fratello privato del fuoco liquido che animava lei. I ragazzi più aggressivi lo spingevano giù dalle scale, gli sputavano sui capelli e a dare ascolto alle voci facevano anche di peggio. Greer non sapeva come Conan avesse fatto a diventare il paria della scuola. Doveva essere per via della sua faccia innocente, rotonda e cicciottella. Situata a 90 miglia a nord di Kansas City, la loro scuola era frequentata da studenti di ogni colore, ma il veleno dell'odio razziale doveva riversarsi da qualche parte, e allora perché non nel comodo imbuto che sporgeva dalla gola di Conan Morgan? L'unica speranza di Greer era che l'apparente vacuità di Conan fosse la conseguenza di sogni a occhi aperti piacevoli, come quello che aveva fatto lei quella notte. Le costole ansimanti di Quasim furono l'ultimo dettaglio a volare via, come un lenzuolo dal filo su cui era steso. C'erano almeno 4 voci all'esterno adesso. Era possibile che Miss Jemisha e la signorita Magdalena si fossero scambiate rimproveri a Sam Hell e a José Frito? Greer non lo credeva. Almeno una delle voci, acuta e insistente, apparteneva a Mr. Villard, l'anima del Sunnybrook Club, un gruppo aperto a tutti i residenti dell'ultima spiaggia che si riuniva ogni mese, così dicevano i volantini, per discutere i problemi e condividere le idee. Dal punto di vista di Greer, discutere voleva dire litigare e condividere significava accusare. Anche quando il Sunnybrook Club riusciva a trovare un accordo su qualcosa, non aveva alcuna autorità per appellarsi ai proprietari del parco. L'asfalto aveva buche talmente profonde che i bambini ci giocavano dentro, i giardinetti si allagavano alla minima pioggia, che portava a galla non solo liquami di fogna, ma anche siringhe usate e bustine di droga. Nel frattempo gli affitti erano saliti del 30% in 3 anni, secondo Freddy Morgan. Greer era indifferente. 18 anni di vita gli avevano insegnato che la sua prosperità non sarebbe mai scesa dall'alto e che l'ordine sociale non si invertiva mai. Un gruppo di 6 irriducibili lagnosi continuava tuttavia a riunirsi ogni mese fra le rovine del parco giochi. Adesso che era del tutto sveglia, Greer riusciva a collegare ogni voce querula al suo esasperante proprietario e li giudicava tutti in modo sprezzante, ma al momento, stanca com'era, non gliene fregava niente. Miss Jemisha, la caricatura di una pezzente che Greer giurava di non diventare mai, muoveva la testa avanti e indietro come un cobra. Teneva alzata la mano per zittire gli altri, parlava male, ma con voce fortissima e con le varie parti del suo corpo che ballonzolavano nelle felpe grigie e rosa troppo aderenti. La signorita Magdalena, insopportabilmente docile, affascinante come un pezzo di cartone, gestiva una quantità incomprensibile di bambini intercambiabili. Il suo sorriso da gioconda era il segno che si sarebbe accontentata di sprecare il resto della sua vita in quel buco accanto a José Frito. Mama Shaw, il fossile della Giamaica, con una faccia talmente rugosa da sembrare un pallone sgonfio, era eternamente ammalata e i suoi colpi di tosse umidi e sonori tenevano Greer sveglia a metà della notte. La sua roulotte puzzava di urina. Perché continuava a vivere?
Drasko Zorik, il serbo dallo sguardo morto, insopportabilmente pieno di sé, con un'eterna smorfia sulle labbra a esprimere il suo disgusto per gli altri membri del club. I suoi grossi muscoli erano tutt'altro che affascinanti. Dimostravano solo che era un fallito, senza niente di meglio da fare che sollevare pesi nel suo giardinetto. Mr. Villard, il pomposo ex insegnante di un liceo locale, con un parrucchino come un berretto sulla testa, era un bianco e quindi, ovviamente, comandava. L'ordine del giorno, che teneva sempre stropicciando nella mano destra, faceva impazzire Greer. Non riusciva mai ad affrontare più di due punti prima che i litigi prendessero il sopravvento. E naturalmente Freddy Morgan, ossia papà, il cui compito impossibile, a quanto poteva capire Greer, era mantenere la calma in quel gruppo di imbecilli. Durante le riunioni del Sunnybrook Club, sul loro tratto di strada non c'era pace per nessuno, neanche per quelli muniti di mascherine per dormire e tappi per le orecchie. Era per questo che Greer voleva che il club coinvolgesse il residente più silenzioso, un siriano dal ridicolo nome di Fadi Lolo. Era uno dei circa 50 rifugiati siriani accolti in città negli ultimi due anni. Un record per il Missouri che nessuno a Bulk festeggiava. I siriani con famiglie, disabilità o problemi di salute avevano la priorità per l'emigrazione. Parassiti, borbottavano i residenti di Bulk con la tuta della Horti Plastics. La maggior parte dei siriani erano stati alloggiati in un condominio affacciato sulla piazza centrale di Bulk, una posizione che avrebbe dovuto facilitare il loro inserimento. In seguito a una sua precisa scelta o un colpo di sfortuna, Fadi Lolo era finito all'ultima spiaggia. Se c'era uno che avrebbe dovuto far parte del club di Mr. Villard, era lui. Tutti i giorni Greer vedeva Fadi Lolo andare in giro su una bicicletta scassata, fermandosi a raccogliere spazzatura sui prati dei vicini, e tutti i giorni aveva la tentazione di dirgli qualcosa. Grazie, magari. Chiaramente Fadi Lolo voleva migliorare quel buco. Faceva già 10 volte il lavoro del Sunnybrook Club. Ma soprattutto Fadi Lolo, nonostante i suoi ricorrenti attacchi di tosse catarrosa, era ancora più silenzioso di Drasko Zorik. Parlava con calma, camminava con calma, andava in bicicletta con calma, viveva con calma. Oggi il Sunnybrook Club si era riunito a un'ora oscena e stavano parlando a tutto volume. La sera prima papà l'aveva avvertita di rientrare per le 10 perché l'incontro della mattina sarebbe stato burrascoso. Il tema erano i furti. Nessuno avrebbe potuto affermare che i furti a Sunnybrook erano un'ondata o un'emergenza, erano la norma. L'ultima serie aveva riguardato la zona nord-est. Qualcuno puntava il dito contro Fadi Lolo, l'ultimo arrivato, il quale dopo tutto possedeva il veicolo necessario per una rapida fuga, e cioè la sua malridotta bicicletta. Papà aveva supplicato Greer di partecipare all'incontro, solo per questa volta. Tutti all'ultima spiaggia sapevano che Vienna Morgan era una ladra e nelle loro teste questo voleva dire che anche la figlia poteva avere le mani lunghe. Quando le persone ti accusano di cose di cui sei innocente, tu guardale dritto negli occhi, le aveva suggerito Freddy Morgan. Guardale bene e capirai l'essenziale. Capirai tu stessa. Fidati. Scusa papà, ma non me ne frega niente. Il mal di testa incombeva su Greer come una gravidanza. Ma doveva tirarsi su dal letto. Questo sarebbe stato il nono giorno di assenza. Ancora due e avrebbe dovuto ripetere l'ultimo anno, sconvolgendo tutto il piano di Freddy per rimettere sui binari la loro vita. Le grida all'esterno triplicarono e Greer affondò la faccia nel cuscino. Mezzo soffocata, le passò davanti agli occhi la sua vita. Una Greer Morgan decenne che saltava giù dal letto alla mattina presto e si infilava allo specchio il pullover mimetico che papà le aveva prestato. Conan, che all'epoca condivideva la camera con lei, aveva un pullover anche lui. E ridacchiando e zittendosi, la mamma stava dormendo, uscivano in punta di piedi per raggiungere papà che stava caricando la macchina. Tutti e tre percorrevano le strade vuote come cerniere grigie sul nero velluto del buio, fino a una deviazione che papà conosceva bene. Se era autunno, si trattava di oche, tacchini o cervi. D'inverno, guaglie, fagiani o anatre. Dopo aver salutato con un cenno della testa gli altri eventuali cacciatori, tutti bianchi, ed essersi appostato con loro due, papà smetteva di parlare.
Un meraviglioso silenzio avvolgeva Greer come una coperta calda. Ricavava sollievo dai passi delicati degli animali selvatici e dai volteggi di uccelli e farfalle. Come anni dopo, Fadilolo avrebbe dato l'impressione di ricavarne dai suoi silenziosi giri in bicicletta per l'ultima spiaggia. Freddy Morgan aveva una sua postazione e i figli avevano il permesso di sparare una volta ciascuno. Conan piangeva se vedeva un animale morto per strada, ma le armi gli piacevano. Il rinculo gli urtava la spalla proprio come i ragazzi a scuola, ma in modo buono. Greer preferiva l'arco. Non aveva mai preso niente, ma scagliare una freccia era una forma di arte ginnica. L'intransigenza tendinosa della corda, la resistenza scricchiolante del legno, lo schiocco della corda sulla protezione del braccio. Anche papà tratteneva il respiro al tremito delle foglie secche quando passava la freccia. Nessuna gioia nella vita di Greer era altrettanto pura. Era il 24 ottobre, piena stagione di caccia, e Freddy Morgan usciva tutti fine settimana. Quand'è che lei aveva smesso di accompagnarlo? Greer ignorò le voci all'esterno e rifletté. A 13 anni, la prima mestruazione. Forse l'aveva associata alle leggende sul sangue che attirava i predatori, oppure era stato perché sua madre gli aveva dato un sacchetto di plastica pieno di Tampax Pearl e Lights sciolti. Greer sapeva che gli assorbenti erano rubati. Rimase disgustata quando ne inserì uno e immaginò che fosse stato già usato da qualcuna di sangue più nobile. Da fuori si levò un grido e Greer scattò a sedere, strappandosi la maschera. Le grida facevano parte del paesaggio dell'ultima spiaggia, ma questo sembrava un conato di vomito. Greer afferrò il telefono dal caricatore, lo attivò e fece il 911, fermandosi in ascolto prima di premere il pulsante di chiamata. Un litigio, va bene, ma era quando qualcuno smetteva di litigare che bisognava preoccuparsi. Greer spostò le gambe nude giù dal letto, raccolse da terra i pantaloni della tuta, si rinfilò e fece passare la testa e le braccia in una felpa con cappuccio. Esibire il proprio pigro culo davanti a suo padre non era nei suoi piani, ma i piani stavano fallendo. Poteva ingoiare un'aspirina col caffè a temperatura ambiente di suo padre e arrivare comunque a scuola per la seconda ora, e se rimproverava il litigioso Sunnybrook Club con sufficiente decisione, le loro facce sorprese gli avrebbero dato energia per tutto il giorno. Puntò i piedi verso un paio di infradito e le infilò. I suoi passi erano rumorosi quanto bastava per farle pulsare le tempie mentre superava il bagno aperto. Con la pelle d'oca per l'aria gelida che filtrava dalle pareti di compensato. Passò accanto al frigorifero ronzante, al bancone della cucina pieno di roba e al lavello rugginoso e guardò fuori dalla finestra. Attraverso la nebbia vedeva metà del parco giochi. Alcuni fogli tenuti insieme da graffette rotolavano per terra. Greer era sicura che fosse l'ordine del giorno di Mr. Villard. Premette il naso sul vetro per guardare meglio. C'era qualcuno disteso tra le foglie, vicino all'altalena senza seggiolino. Inclinò la testa per vedere meglio. Una figura sfrecciò da sinistra a destra, facendola sussultare e scomparendo in un batter d'occhi. Da qualche parte una porta sbatté, seguita da grida soffocate. In seguito Greer avrebbe ricordato la ghiacciante sensazione di terrore, la stessa che provava quando un uomo la seguiva per strada. Lasciò che l'adrenalina la liberasse dal mal di testa prima di chinarsi di nuovo verso la finestra. La sua fronte non arrivò mai a toccarla. Qualcosa colpì il vetro della porta d'ingresso, come un grosso pipistrello. Greer fece un balzo all'indietro, perdendole infradito. Al di là del vetro c'era il palmo di una mano con le dita aperte. Le unghie stridevano sul vetro, tentando di afferrarlo. La mano scivolò via con un rumore umido, lasciandosi dietro un'impronta di sangue. Un sigillo talmente spaventoso che Greer non poté far altro che fissarlo mentre udiva dei passi allontanarsi dietro la roulotte. Quando il rumore cessò, Greer non aveva idea di cosa stesse succedendo. Era ancora accanto alla roulotte quella persona? Oppure se n'era andata? Era ferita? E dov'era papà? Dovevo andare a scuola, pensò, prima di afferrare la maniglia della porta. Al giorno in cui erano arrivati, 4 anni prima, l'ultima spiaggia non era stato un luogo rassicurante e questo era soltanto l'ultimo esempio. Il sole scintillava sulla ghiaia lucida e sui rivestimenti metallici. Il ronzio di uccelli e insetti era una musica che si accordava alle partite di caccia di Freddy Morgan. Solo quando scese i gradini e le sue caviglie nude sprofondarono nelle foglie morte,
Greer si rese conto che colori e suoni così dolci potevano nascondere l'inconcepibile. Senza denti. Il parco giochi sembrava abbandonato da poco, con bave di nebbia e foglie calpestate tutto intorno. Greer scorse delle impronte di scarpe sul fango dei violetti che si perdevano poi sull'asfalto. Seguì una serie di impronte sui gradini della roulotte della signorita Magdalena, da cui provenivano delle voci in spagnolo. Le urla di Magdalena e le frasi gutturali di José Frito erano punteggiate dalle grida dei bambini. Greer aggirò la roulotte e si diresse verso il retro. Oltre la traccia di sangue sul vetro della sua porta d'ingresso, ce n'era un'altra accanto alla ventola del deumidificatore, grande come la mano di un uomo. Drasko Zorik. Che il serbo si fosse ferito. Una vistosa striscia rossa era spalmata sulla parete di vinile della roulotte. La nebbia stava stringendo il sangue in un rosa annacquato. Green sospirò e tenne il telefono pronto. Non si corre il rischio di passare per matti chiamando la polizia all'ultima spiaggia per qualche ferita da nulla. Drasko Zorik, o chiunque fosse la vittima, non si vedeva da nessuna parte. Greer non poteva ancora agire. Studiò il parco giochi attraverso la pioggia, sentendo i fantasmi della felicità di un tempo. L'altalena, con le sue catene pendenti, sembrava una forca. Della giostra era sopravvissuta soltanto la base, un disco di acciaio coperto di imbottiture di bambole. Due dondoli a molla, un pellicano e un cacatoa oscillavano senza sosta. I corpi di alluminio incisi da bambini rabbiosi per la loro impotenza. Solo la cupola arrugginita per arrampicarsi era ancora intatta. Sembrava lo scheletro di una balena privato della pelle e del grasso. Una donna giaceva tra le foglie al suo interno. Greer chiamò istintivamente. «Papà!» Arrivò una risposta, ma non da Freddy Morgan. «Ragazza! Ragazza!» Sembravano colpi di fucile, tanto che Greer si chinò. Il richiamo veniva da una vecchia berlina incerata da poco, che scendeva lungo la strada a una velocità ben superiore ai 20 km all'ora indicati dal cartello, con l'asfalto bagnato che strideva sotto le ruote. Il paraurti sbatté contro un bidone della spazzatura, spargendo rifiuti per tutta la strada e spruzzando Greer di fondi di caffè. La macchina si arrestò sbandando. Mr. Villard si allungò sul sedile del passeggero, verso il finestrino abbassato di un paio di centimetri. Mr. Villard era pignolo in tutto, ma oggi il suo parrucchino gli pendeva su un occhio come una benda. La sua mano destra sporcò di fango il sedile del passeggero. «Vattene! Sono diventati tutti matti!» «Ha visto mio padre?» «Vattene dal villaggio! Se non puoi, va a casa e chiuditi dentro a chiave!» «Ci sono delle bande?» «Non c'è tempo! Fa come ti dico!» «Freddy Morgan fa parte del vostro club!» «Non c'è più nessun club, cazzo! Non farmi perdere tempo con queste stronzate! Devo andare!» Fu la saliva sul mento di Mr. Villard a raggelare nelle vene di Greer un terrore liquido. Si sentì indifesa, come se la pioggia grigia avesse dita più lunghe di Mr. Villard. Nessuna ragazza intelligente andava in macchina con un uomo che conosceva malapena, ma Greer aveva la sensazione che le regole normali non valessero più. Afferrò la maniglia della portiera, che si bloccò con un rumore sordo. Era chiusa dall'interno. Greer guardò incredula Mr. Villard. «Mi lasci salire!» Lui arretrò come se lei avesse chissà quali malattie. Fu il momento più spaventoso della sua vita. «I siriani! Sono arrivati i siriani ed è capitato questo! Credi che sia una coincidenza?» disse scoprendo i denti come se fosse pronto a mordere. «Questo un tempo era un bel posto!» Ci fu uno schianto. Greer e Mr. Villard si voltarono e videro la roulotte della signorita Magdalena che oscillava sui blocchi di cemento come se dentro ci fossero degli orsi in lotta fra loro. Dall'interno arrivavano urla, tonfi, rumore di vetri infranti. Greer rischiò gli incisivi di Mr. Villard e infilò le dita nella fessura del finestrino. «Non mi lasci qui!» «Lascia andare la macchina! Troia nera, ti strappo le dita!» Greer ritirò le dita talmente in fretta da ferirsi le nocche, ma non sentì nulla. Questo era Mr. Villard, presidente del Sunnybrook Club,
che quando qualcuno aveva distrutto i cartelli di Black Lives Matter aveva dichiarato che si trattava di uno scherzo. Le gomme girarono e la macchina balzò in avanti, urtando un secondo bidone. Greer tornò nel parco giochi e vide la macchina di Villard che abbatteva una fila di cassette delle lettere. Alle sue spalle le urla della roulotte della signorita Magdalena diventarono gemiti di agonia. Greer ripeté l'unica parola sensata di Mr. Villard: «Vattene». Un lamento la fece voltare verso la cupola per arrampicarsi. La donna che c'era sotto si stava agitando. Due braccia nere, nude, uscivano da una camicia da notte di cotone inadeguata al freddo dell'autunno. Greer non poteva lasciarla lì sotto la pioggia. Verificò che bastava premere un pulsante per chiamare il 911 e si avvicinò saltellando per evitare il fulcro di un dondolo mancante che sbucava di 30 centimetri dal terreno e aveva fatto cadere centinaia di bambini. Era Mama Shaw, 70 anni avanzati. Era un habitué del Sunnybrook Club, la meno valida del gruppo. Il suo mellifluo accento giamaicano le procurava tensione, il che era una disgrazia data l'illogicità dei suoi interventi. Se il tema di Mr. Villard era una miglioria, lei si lamentava della musica diabolica che proveniva dalle case vicine. Se il club discuteva di come colpire la prostituzione, lei tirava in ballo le cacche dei cani. Questi interventi venivano sempre dalla camera da letto di Mama Shaw, talmente vicina al parco giochi che le bastava sporgersi dalla finestra, con una sigaretta in mano, per partecipare alle riunioni del club. Fino a quel momento Greer si era dimenticata il motivo per cui Mama Shaw restava all'interno. Le sue gambe erano state amputate 2 anni prima. Infezione diabetica, aveva sentito dire. Aveva visto gli infermieri dell'ospedale che la caricavano in un'ambulanza con una barella. Greer stava prendendo la posta quando erano arrivati e benché avesse distolto lo sguardo da Miss Shaw, buttata là come un pezzo di carne, aveva sentito gli infermieri scherzare come se la donna che trasportavano fosse già morta e non potesse sentirli. C'era un certo disprezzo nel modo in cui parlavano di loro. «Se fossi in loro, starei in ospedale finché posso. Siamo i loro valletti personali. Magari sono più svegli di quel che sembrano». Adesso Mama Shaw era fuori, la faccia in giù, e la camicia da notte rivelava i moncherini delle cosce. L'erba sotto la cupola era stata consumata da tempo. Il fango colava dai pugni stretti di Mama Shaw. Greer si guardò intorno e si rese conto della situazione. C'erano chiazze di sangue diluite dalla pioggia sui gradini della roulotte di Mama Shaw e un sentiero scavato tra le foglie bagnate. La donna non era stata buttata lì. Si era trascinata fuori strisciando da sola. Perché nessuno l'aveva aiutata, cazzo? Greer si inginocchiò, la sua tuta si inzuppò d'acqua, posò il telefono sul terreno bagnato, lo schermo illuminato con 3 tacche incoraggianti. Non l'avrebbe mai più toccato. «Mama Shaw, sono Greer Morgan, la tiro fuori, ok?» Con un risucchio, Mama Shaw sollevò la faccia dal fango. I capelli grigi scompigliati erano incollati alla pelle, gli occhi erano del tutto bianchi. Le pupille nere si agitarono sotto il muco prima di fissarsi su Greer. I tendini del collo di Mama Shaw si tesero mentre apriva la bocca in modo tale che Greer temette che si slogasse la mandibola. La dentiera schizzò fuori e atterrò nel fango. Dal buco senza denti emerse un ansito gorgogliante. La roulotte della signorita Magdalena oscillò di nuovo. I cavi che la tenevano assicurata gemettero per lo sforzo. Greer controllò l'impulso di fuggire. Mama Shaw doveva essere stata vittima di un attacco. Greer era l'unica che poteva aiutarla. Afferrò con forza i polsi della donna. La pelle era morbida come la carne che le davano a pranzo. Quando assicurò la presa, i segni delle sue dita rimasero visibili. Era per il diabete. La malattia rendeva forse il sangue gelatinoso e la pelle spessa e scivolosa? Mama Shaw era una donna pesante, ma quando Greer tirò, il suo corpo scivolò sulle foglie come se pesasse la metà. Naturalmente, pensò Greer, era priva di entrambe le gambe. Continuò a tirare finché la parte superiore del corpo uscì dal perimetro della cupola. Fango e foglie si erano appiccicati sulla bocca di Mama Shaw e le coprivano il naso. Soffocherà, pensò Greer, rammentando come pochi minuti prima aveva fatto finta di annegarsi nel cuscino. Il suo melodramma mattutino le appariva ora infantile.
Greer si chinò per togliere il fango dal volto di Mama Shaw. «Sta indietro!» Greer trattenne un grido, mentre Sam Hell correva sull'asfalto, con il cappello Kangol che gli proteggeva dalla pioggia gli occhi sbarrati. Aveva in mano una pistola, non un fucile da caccia come quelli di papà, ma un'arma automatica del tipo che i delinquenti amavano agitare sotto il naso degli amici. Teneva l'arma di lato, come Greer aveva visto fare solo nei film polizieschi. Il che non voleva dire che la pistola non le facesse paura. Greer si bloccò, timorosa di muovere anche solo la mano che teneva sul volto di Mama Shaw. «Sta soffocando!» «Sta zitta e muoviti!» Le dita di Mama Shaw si strinsero al polso di Greer. Era un buon segno. Voleva dire che la donna era abbastanza cosciente da avere paura. Ma Mama Shaw continuò a stringere finché le ossa del polso di Greer non scricchiolarono. A dispetto della pistola puntata verso di lei, Greer girò la testa e guardò Mama Shaw. E Mama Shaw la morse. La vecchia si protese di scatto verso la mano di Greer e con la bocca sdentata e piena di fango risucchiò due dita della ragazza. Le mandibole di Mama Shaw si chiusero di scatto, premendo sulle nocche di Greer. Lei ebbe solo un istante per rendersi conto del grottesco spettacolo, poi fu gettata di lato da un forte colpo alla spalla che la fece cadere e scosse il corpo di Mama Shaw. Nell'impatto il telefono di Greer finì sotto le foglie bagnate. La nuca di Greer batté sul terreno umido. Sam Hell le aveva sparato. Un forte rumore la spinse a scuotere la pioggia che si era raccolta sui suoi occhi e a mettersi seduta. Sam Hell stava prendendo Mama Shaw a calci in faccia. Il naso della donna si era spaccato e rivelava una cartilagine perlacea. Era questo che l'aveva colpita, non una pallottola, ma il piede di Sam Hell. Sentì una tardiva fitta di dolore alla spalla nell'istante in cui lo scarpone dell'uomo toccava il mento di Mama Shaw. «Fermo!» gridò Greer. Tentò di nuovo di chiamare il suo protettore. «Papà!» Il collo di Mama Shaw scattò all'indietro. La sommità del suo cranio risuonò contro una sbarra della cupola. Era più che grottesca, quella vecchia signora aggredita. Un gemito uscì dal petto di Greer. Sam Hell non si fermò. Con un solo movimento raggiunse Greer e le appoggiò un piede sul torace, schiacciandola con forza nel fango. Lei stranamente pensò a Quasim, al suo peso su di lei, al respiro che le succhiava con la sua bocca. La pistola di Sam Hell, non più di lato, era puntata direttamente contro di lei. «Ti ha morso!» «Cosa?» «Quella vecchia troia! Ti ha morso, cazzo! Sei fottuta!» Quindi Mama Shaw aveva la rabbia. Sarebbe stata una spiegazione. L'ultima spiaggia formicolava di topi. Uno di loro aveva preso la rabbia, aveva morso Mama Shaw e lei era strisciata qui fuori e aveva spaventato a morte il Sunnybrook Club. Greer alzò la mano destra e se la esaminò. Fango, due foglie. Niente sangue, neanche un graffio. La fece vedere a Sam Hell. «Gengive!» La pistola si avvicinò di scatto. Una goccia di pioggia corse sulla canna fino al suo naso. «Cosa hai detto?» Lo scarpone sul suo petto premette più forte. Greer sentì il proprio corpo sprofondare. Sarebbe finita sepolta lì al villaggio di case mobili Sunnybrook, il posto da cui più desiderava scappare al mondo. «Senza denti! E senza denti!» Gli occhi di Sam Hell schizzarono fuori dalle orbite mentre le guardava la mano. Ma Greer non era affatto sicura che ci vedesse bene. Quando non era ubriaco era fuori di testa. Si aggirava intorno alla roulotte di Miss Jamisha prendendo a calci la ringhiera e a pugni le finestre. Se lei non lo faceva entrare, proseguiva per la strada schizzando bile. Troia, putana, bagascia, schifosa, cagna di merda. Era in questo stato adesso. Su di giri come Greer non l'aveva mai visto. Non l'aveva neanche mai visto in piedi così presto. Miss Jamisha doveva essere corsa a casa dopo la fine della riunione del club e doveva averlo svegliato. Questo non spiegava però la sua reazione. Se Mama Shaw era malata, poteva chiedere aiuto o starsene a distanza. Non c'era bisogno di prendere la vecchia a calci in faccia e di puntare una pistola contro una vicina. «Come faccio a sapere che non ti ha morso da qualche altra parte?» Greer pensò subito a una violenza sessuale. Ovviamente. Strafatto di chissà cosa, Sam la costringeva a togliersi i vestiti con la scusa di controllare eventuali segni di morsicature.
poi la violentava, tenendole la pistola puntata alla gola. E se qualcuno dei buoni membri del Sunnybrook Club li avesse visti, avrebbe chiamato Mr. Villard e via. Non avrebbero neanche telefonato al 911, come non l'aveva fatto Greer, e per la stessa ragione, il rovinoso circolo vizioso della cosiddetta autodifesa. Sam Hell si chinò, con la pioggia che gli tremava sul cappello, sul mento, sul braccio e sulla pistola, mentre con uno sguardo frenetico esaminava il suo corpo fradicio. Gli unici rumori erano i loro respiri ansimanti, il battere della pioggia e i biascichi di Mama Shaw. Nuovi rumori spezzarono la tensione, venivano dalla roulotte della signorita Magdalena, il miagolio doloroso di una porta che si apriva solo per sbattere immediatamente, come se qualcuno non sapesse come usarla, seguito dai passi pesanti, regolari, di piedi, che scendevano gli scalini. Molti passi. Sam Hell si voltò e la canna della pistola si allontanò dal volto di Greer. La ragazza si rizzò sui gomiti e si allungò per vedere meglio. Non avrebbe più dovuto chiedersi quanti figli aveva la signorita Magdalena. Erano 5, tra i 5 e i 13 anni. Evidentemente nessuno era stato mandato a scuola. Il quintetto era un groviglio di membra intrecciate ai piedi delle scale che si stava rapidamente districando. Indifferenti alla pioggia sui loro volti, al fango sui loro pigiami e alle macchie di sangue che li ricoprivano, si alzarono e si guardarono intorno, goffi come anatre. Finché una ragazzina che poteva avere 7 anni scorse Sam Hell e Greer Morgan e senza una parola cominciò a camminare verso di loro. Bestie del tutto differenti. Greer pensava da sempre che la mappa del villaggio di case mobili Sunnybrook appesa all'ingresso del parco assomigliasse alla stella 5 punte con la testa di caprone dei gruppi metal. 78 lotti, con roulotte che andavano dai 4 posti letto con doppi servizi come quella di Mr. Villard ai portauova da 3 metri quadrati come quella di Fadillolo, disposti a spina di pesce lungo le strade che disegnavano la stella. Ogni segmento aveva il suo parco giochi mal ridotto. Quello occupato dal Sunnybrook Club era nella punta inferiore destra della stella, a 3 minuti dall'ingresso, se si correva come pazzi. Era quello che avrebbe voluto fare Greer, ma la vista dei bambini sporchi e feriti la bloccò, come quella di Mama Shaw. Benché di altezza diversa, i 5 si muovevano all'unisono, camminando come se la superficie della terra si muovesse sotto di loro. Greer cominciava a credere che fosse proprio così. Sam Hell si drizzò in piedi, 100 piani più in alto di lei. Il suo braccio si alzò e puntò l'arma verso la bambina più piccola. Greer aveva visto molte cose che avrebbe preferito non vedere in quel parco. Depravazioni di tossici, aggressioni che non aveva cercato di sventare come avrebbe dovuto, ma nulla di altrettanto orribile. La bambina arrivò sulla strada. Una mano era rosso carne, tenuta insieme da tendini grigi. La sua angelica guancia destra non aveva più la compagna. La sinistra era un buco attraverso il quale Greer scorse una fila di denti da latte, uno dei quali portato via dalla fata dei dentini. Sam Hell allargò le gambe per mirare meglio e Greer vide gli altri denti della bambina esplodere in una pioggia di ossa. «Fa qualcosa», pensò di gridare, ma si sentiva la bocca come Mama Shaw, piena di fango e foglie morte. Qualcuno più forte di lei la precedette. La porta si spalancò e comparve la madre della banda, la signorita Magdalena, che parlava il più abborracciato degli inglesi, i cui contributi alle riunioni del Sunnybrook Club si limitavano a 2 parole, sempre lamentose. «I bambini!» Il cui posto auto era una rovina di fango grazie all'invasione di parenti che transitavano in continuazione, mollando sacchi di roba che Magdalena portava alla lavanderia a gettoni del parco. Magdalena che non mancava mai di portare una teglia di torta a 3 leche per il compleanno di Greer e la chiamava sempre «mi corazon», anche se lei non aveva fatto nulla per meritarselo, che insisteva nel tirare su 5 bambini fin troppo educati a dispetto delle esplosioni di rabbia di José Frito e del cibo scarso di pessima qualità. In quel momento, anche se non avevano condiviso altro che la torta e qualche parola smozzicata, Greer scoprì che amava la signorita Magdalena con un'intensità tale che le avrebbe fatto qualsiasi cosa per tenerla in vita. «Magdalena, stia giù!»
Per un secondo Greer temette che la donna si mettesse a oscillare come i suoi figli, ma Magdalena, alta 1,40 m e tonda come una palla, rivelò un'improvvisa grazia da leonessa, balzando a terra e rannicchiandosi come un giocatore di football. Ignorò l'avvertimento di Greer. Ovviamente una leonessa protegge i suoi cuccioli. Il cuore di Greer, mi corazon, sprofondò ulteriormente. «Antonella! Ignazio! Massimo! Constanza! Silvana!» Greer scoprì i loro nomi proprio quando avevano perso ogni significato. Le grida di Magdalena parvero turbare Sam Hell. Il suo braccio armato oscillò. Greer era convinta che non gliene fregasse niente della signorita Magdalena. Probabilmente non era abituato a sparare alla gente davanti a tanti testimoni. Sam alzò l'arma tenendola con due mani. «Mio figlio Billy è morto ieri sera. E poi si è rialzato. Ha ucciso a morsi i poliziotti. E poi anche quei bastardi si sono rialzati. Quei bambini. Devono sparire tutti!» «Silvana!» gridava Magdalena. Silvana era la più vicina a Greer e a Sam Hell. Era una decina di metri da loro e si avvicinava. Magdalena le corse dietro. Greer sentì la tensione dei suoi passi e gridò qualcosa. Non sapeva se erano parole o soltanto suoni. Non aveva importanza. Sam sparò. Greer sussultò al lampo bianco dell'arma. Giurò di aver visto le singole gocce di pioggia spezzarsi e disperdersi. Silvana, con i suoi 20 chili, si staccò da terra e cadde 2 metri più in là con un tonfo, facendo alzare in volo decine di foglie morte. In questo nuovo mondo capovolto, pensò Greer follemente, era quella la direzione in cui cadevano le foglie. Magdalena ululò e buttò a terra per proteggerlo l'unico bambino che riuscì a raggiungere, Ignazio, 10 anni. Anche Greer si appiattì, benché fosse alle spalle dello sparatore. Gli altri bambini non diedero segno di preoccuparsi e continuarono la loro marcia. «Rodney, fermo! Rodney, fermo!» Greer guardò a sinistra, verso la nuova voce, con i muscoli del collo che sembravano di gomma. Appena visibile dietro l'angolo della roulotte di Mama Shaw, a nord di quella della signorita Magdalena, c'era la roulotte che Miss Jemisha condivideva con Sam, il cui vero nome era Rodney, a quanto pareva. Miss Jemisha era sui gradini con impermeabile stivali, stava stringendo con entrambe le mani i lati del cappuccio. Greer ebbe la certezza che la sola cosa che aveva impedito a Miss Jemisha di sbattere fuori a calci dalla sua vita quel gangster da 4 soldi era il fatto che non gli aveva mai visto davvero premere un grilletto. Adesso l'aveva visto. «Torna dentro, donna!» gridò Sam, e per quanto Greer odiasse quell'uomo, sperò che Jemisha, per l'ultima volta, facesse come le ordinava. Invece, la donna si precipitò verso di loro. Miss Jemisha, la cui tecnica oratoria alle riunioni del Sunnybrook Club consisteva nel ripetere la stessa frase sempre più forte finché tutti gli altri cedevano per stanchezza, le cui regolari telefonate con gli addetti al recupero crediti, farcite di parolacce, suscitavano l'odio di tutti perché li spingevano a odiare se stessi, ma la cui gioia, quando c'era, carambolava per tutto il parco in perle di contagiosi ha ha ha, che era andata a trovare Miss Shaw per mesi dopo l'amputazione della prima gamba e per mesi anche dopo l'amputazione della seconda, senza aspettarsi nulla in cambio, che si gettava in tutti i conflitti a rischio di violenza, come stava facendo adesso, perché aveva una sola vita da vivere, perlomeno quelle erano state le regole fino ad allora, e voleva viverla pienamente e sconsideratamente. Sam Hell bloccò lo slancio di Miss Jemisha con un braccio teso contro la sua fronte, sotto il quale le braccia di lei si agitavano senza riuscire a raggiungerlo. A parte Ignazio, che lottava contro la presa della madre, i bambini avevano attraversato la strada, con Silvana di nuovo in testa. C'era un bel buco nero nella giacca del suo pigiama, da cui il sangue colava mentre avrebbe dovuto sprizzare. Quel povero pupazzo distrutto di bambina continuava a camminare con le braccia alzate, come chiedendo un abbraccio per rimediare a ogni cosa. Miss Jemisha riuscì a sferrare un calcio nell'inguine a Sam Hell. L'arma oscillò. Greer giurò di averla sentita passare sul suo corpo come se qualcuno camminasse sulla sua tomba per ripetere le parole di papà. Il tempo della prevaricazione, per usare un termine di Mr. Villard, era finito. Greer si lanciò verso le gambe di Sam Hell, che cadde subito, battendo una spalla per terra.
ma continuò a scalciare, con le ginocchia che colpivano come palle da biliardo la faccia di Greer. Con l'impermeabile che svolazzava come un mantello, Jamisha si buttò su di lui, tentando di afferrare la pistola. Sam Hell riuscì a girarsi, sbattendole entrambe contro la cupola, ma erano sempre due contro uno. Greer scalò le gambe di Sam Hell e gli afferrò il braccio con la pistola. Le sue mani si intrecciarono con quelle di Jamisha, della stessa sfumatura di marrone, contorcendosi per lo sforzo. C'era qualcosa di eroico in quel gesto, pensò Greer, e se stava per morire sarebbe stata una bella immagine finale. Due pugni di donne nere che lottavano insieme. Jamisha emise un verso soffocato mentre la sua testa veniva violentemente strattonata all'indietro e sbatteva contro il ferro. Una delle mani ossute di Mama Shaw aveva afferrato le sue treccine e le tirava con tale forza che Greer vedeva la fronte di Jamisha tendersi sotto le rughe. Jamisha lasciò andare Sam Hell e colpì all'indietro la cieca, ma non riuscì a cogliere Mama Shaw. Le sue nocche incontrarono la cupola e vi lasciarono piccole tracce di sangue. Sam Hell, alleggerito, si levò contro Greer. Un urlo, il più acuto fino a quel momento, lacerò il mattino. Greer e Sam Hell si girarono all'unisono e videro la signorita Magdalena che si allontanava da Ignacio strisciando nel fango e gli dava calci in faccia. Ignacio la inseguiva trascinandosi come una foca con lo stesso ciondolio della monca Mama Shaw. La sua faccia, sempre liscia e sveglia, sembrava fosse stata mangiata dall'acido. Era tutto denti, con macchie purpuree di fango insanguinato. Il grido di Magdalena richiamò un altro personaggio, José Frito. In camicia di flanella con i bottoni sfasati, jeans con la patta aperta e sneakers slacciate, un insieme di cose che avrebbero indicato una totale mancanza di previdenza, se non fosse stato per il cinturone in perfetto stile buscadero, con doppia fondina di cuoio lavorato a mano come quelli dei cowboy nei film western. L'honduregno schizzò fuori dalla porta con una calibro 45 in ciascuna mano, levando un grido di guerra. La sua comparsa tardiva poteva essere dovuta a una ferita. Intorno al braccio sinistro era avvolta della stoffa bianca imbevuta di rosso. José Frito aprì il fuoco con entrambe le pistole, una serie di esplosioni da fuochi d'artificio. Greer si rannicchiò contro la cupola, fra i gemiti di Miss Jamisha e le imprecazioni di Sam Hell, spaventata ma rassicurata. C'era un aiuto e in quel momento lo accettava sotto qualsiasi forma. Si aspettava che Ignacio cadesse, si aspettava che le pallottole in uscita bucassero Silvana. Ma ai piedi di Greer si levarono nuvolette di fango. Scintille gialle schizzarono dalle sbarre della cupola. José Frito stava sparando a loro. Malgrado la confusione, Greer capì. Non aveva mai visto José dare la minima importanza ai figli di Magdalena. Solo adesso, con la promessa di una stimolante sparatoria, aveva deciso di recitare la parte di padre dell'anno, prendendo di mira non il vero problema, ma il nero armato. I due uomini avrebbero dovuto essere dalla stessa parte, ma il fatto che ci fossero armi sui lati opposti della strada voleva dire che dovevano spararsi a vicenda. Sam Hell rotolò sulla destra, allontanandosi da Greer e perdendo il cappello Kangol. Piantò i gomiti nel fango e rispose al fuoco. Una delle finestre di Magdalena esplose e uno dei bidoni della spazzatura fu perforato e cominciò a versare dei liquami. José Frito scese i gradini, rispondendo al fuoco rapidamente, ma in maniera del tutto casuale. Una pallottola colpì la catena ciondolante dell'altalena, un'altra distrusse la balaustra di una roulotte in fondo alla strada, una terza colpì Silvana, la sfortunata Silvana, alla nuca. La sua gola esplose in una nuvola di sangue talmente scuro che sembrava cioccolata e fu scaraventata con la faccia a terra. Due grida superarono gli spari, uno di Magdalena, pazza di dolore e di confusione, che strisciando intorno a Ignacio finì sull'asfalto che le fece sanguinare le ginocchia, il secondo proprio di fianco a Greer, Jamisha. Mama Shaw aveva afferrato le treccine di Jamisha con due mani e aveva cominciato a strappargliele. Le treccine erano già in pezzi, Mama Shaw ne ruminava i frammenti. La pelle sulla fronte di Jamisha cominciava a lacerarsi come lungo una linea perforata, rivelando il grasso rossiccio sottocutaneo. Jamisha smise i suoi inutili colpi all'indietro, si aggrappò a una sbarra della cupola e allungò un braccio verso Greer. «Aiuto!» ansimò quella donna, che non aveva mai chiesto aiuto in vita sua.
Greer avrebbe solo voluto correre in fondo alla strada e seguire il consiglio di Mr. Villard, ma la mano di Jamish era talmente vicina e tremava così tanto. Greer poteva sentire la sua fronte che si lacerava come un tessuto e vedeva colare il sangue lungo linee verticali sulla sua faccia, oltre gli occhi sporgenti e terrorizzati. Scattò e afferrò la mano di Jamisha con una presa da lottatore. Avvolse l'altra mano al polso di Jamisha e appoggiò un piede, ancora nell'infradito, contro una sbarra. Fece forza. Jamisha fece forza. Ma Mama Shaw si stava avvicinando alla testa di Jamisha. Le treccine scomparivano nella gola della vecchia come tubi per l'alimentazione artificiale. Jamisha parve non sentire le pallottole che schizzavano nel fango. Tastò con le mani tra le foglie. Trovò uno di quei sassi pesanti e aguzzi che non si sa cosa ci facciano in un parco giochi e si spostò in modo da bloccare con le ginocchia le braccia di Mama Shaw. La vecchia, col volto ridotto a un ammasso rosso irriconoscibile, masticava ancora con il suo buco a forma di bocca la massa dei capelli. Jamisha alzò il sasso a due mani e lo calò. Greer si girò sulle ginocchia nel fango, si alzò in piedi e si mise a correre, sentendo alle sue spalle i colpi sul cranio e nel cervello di Mama Shaw e il rapido borbottio di Miss Jamisha. «Abbi pietà di me, signore, per il tuo costante amore! Per la tua grande pietà, lava i miei peccati! Lava il mio male e ripuliscimi dal peccato!» Riconosco le mie colpe, sono consapevole dei miei peccati. Ho peccato contro di te, solo contro di te. Erano pallottole quelle che sibilavano attorno a Greer o era soltanto la pioggia? Superò Sam Hell con un salto e calpestò con un piede nudo il cappello Kangol nel fango, diretta alla sua roulotte. Due braccia scattarono davanti al suo volto, con le dita d'artiglio. Era Silvana, ancora più o meno viva e a pochi centimetri di distanza, la spaccatura nella guancia che rivelava una lunga lingua in movimento. Il buco nel collo era talmente grande che quanto restava cominciava a cedere sotto il peso della testa. Greer scostò le braccia di Silvana e continuò a correre. Fra lei e la sua roulotte non c'era nient'altro che la pioggia argentata che cadeva in diagonale. Poi il piede centrò il fulcro del maledetto dondolo. Contratta su se stessa, Greer cadde a terra battendo l'orecchio destro e rimase sorda per un po'. Le facce senza luce di parecchi bambini si girarono verso di lei e un attimo dopo cominciarono a muoversi nella sua direzione. Greer imprecò e si rizzò a sedere proprio mentre Silvana, o ciò che ne restava, inciampava nello stesso fulcro e cadeva sopra di lei. La bambina non si mostrò sorpresa o disorientata per la caduta. Aprì la bocca e scagliò la testa verso Greer, che la fermò mettendole un braccio contro il collo bucato. La lingua di Silvana, che pendeva dal buco del collo, leccò senza saliva il mento infangato di Greer. Una mano affondò nei suoi capelli. I capelli strappati di Jamisha balenarono davanti agli occhi di Greer, che si dimenò come se fosse in fiamme. Ma Silvana era attaccata come una zecca, coi denti che scattavano. La bambina non batteva le palpebre, e in un certo senso questo era il particolare più orribile. Non batteva le palpebre. Il freddo labbro superiore di Silvana sfiorò il naso di Greer. Le pallide sagome degli altri quattro bambini comparvero ai margini del suo campo visivo. Stava per morire. Non era la prima volta in vita sua che lo pensava, ma lo faceva con molto rimpianto. Stava lottando come meglio poteva, e non era abbastanza. Una vecchia mazza da baseball, una Louisville Slugger macchiata di rosso, colpì Silvana con una velocità da home run. La parte più spessa del legno colse la bambina sul collo, lacerando ciò che restava del muscolo già colpito dalle pallottole. Silvana fu sbattuta a terra, il collo talmente distrutto che la testa restava appesa solo per la spina dorsale, e ancora le sue mandibole si muovevano su e giù sulla sua lingua. Greer si gettò fra le braccia di un uomo. Erano vuote. Aveva lasciato cadere la mazza come se dopo il contatto con la bambina la rabbia corresse lungo l'impugnatura. Ecco l'ultimo membro del Sunnybrook Club, Drasko Zorik, le cui fredde osservazioni spesso gelavano le chiacchiere di Mr. Villard, Mama Shaw e Miss Jamisha.
che non solo catturava disturbatori notturni come procioni e opossum, ma gli tagliava apposta la gola per vederli morire. Il cui giardinetto era un orribile caos di automobili, lavatrici, tagliaerba e pezzi di gabinetto, ma che offriva anche orgogliosamente il suo aiuto a chiunque avesse bisogno di leggere una fattura, una multa o un modulo delle imposte, che ogni 14 gennaio festeggiava il Capodanno serbo compiendo buone azioni. L'ultima volta aveva aiutato Freddy Morgan a sistemare la parete del suo vecchio bagno. «Riesci a stare in piedi?» Scrutò il parco giochi, poi guardò Greer con durezza. «Sì che ci riesci! Su, su! Su, su, su!» Drasco sorresse la ragazza. Indossava una tuta blu brillante. Greer passò le dita infangate sul poliestere pulito e setoso. Lui la prese per le spalle ricurve e la costrinse a girarsi in modo che vedesse i bambini a pochi passi di distanza con le mani protese come quelle dei neonati verso i giochini di plastica colorata. Antonella, Massimo e Costanza, a meno che non fossero diventate bestie del tutto differenti. Drasco allontanò Greer dalla sua roulotte e la portò sull'asfalto. I gemiti dei bambini le sturarono le orecchie e a un tratto sentì tutto. Spari, grida di rabbia, urla di dolore. Drasco Zorich aveva spazzato il parco giochi con una raffica di pallottole per salvarla e non aveva ancora finito. La signorita Magdalena era distesa sulla schiena in mezzo alla strada e prendeva a calci Ignacio, che era riuscito ad afferrare uno dei suoi piedi coperti dalle pantofole e stava cercando di morderlo. Greer ebbe l'impressione che un raggio di sole fosse penetrato fra le nuvole tempestose. Gli acidi brontoloni del Sunnybrook Club, che Greer aveva preso in giro imitandone gli accenti e attribuendogli dei soprannomi, non erano affatto i perdenti che aveva sempre pensato. Anche se conducevano vite senza prospettive, con lavori senza prospettive, quel giorno si erano rivelati decisi a non mollare senza combattere. A parte Mr. Villard, quelli del Sunnybrook Club erano eroi. Un furgone aggirò Magdalena e suo figlio prima di correre in direzione di Greer, passandole tanto vicino che lei vide la smorfia di determinazione sulla faccia del guidatore. Lo seguì, affiancando Drasco e notando nello stesso tempo altre due macchine che arrivavano stridendo. L'intera ultima spiaggia si era svegliata e stava scappando. Buona idea, ma Magdalena e Ignacio erano in mezzo alla strada e Greer dubitava che tutti i veicoli in fuga sarebbero riusciti a imitare la rapida schivata del furgone. Greer afferrò Magdalena per il braccio destro, Drasco per il sinistro e la trascinarono all'indietro. Lei gridò mentre l'asfalto le strappava la vestaglia. Quelle ferite sarebbero guarite, l'importante era che avevano recuperato il suo piede. Ignacio si guardò le mani vuote con una smorfia da idiota. Magdalena allungò le braccia aggrappandosi a Drasco e Greer. «Dios te bendiga! Mi corazón, mi corazón!» aggiunse rivolta a Greer. Una berlina senza paraurti passò rombando e urtò il gomito di Drasco con lo specchietto retrovisore. La marmitta dell'auto scivolò lungo la strada, emettendo scintille in una nuvola di fumo leoso. Greer e Drasco misero in piedi Magdalena proprio mentre Ignacio si precipitava fuori dal fumo. Il bambino si piegò a faccia in avanti sull'asfalto, spargendo sangue. La sua nuca era spaccata, ma al contrario di Silvana, non si mosse più. Magdalena gridò e, a dispetto del male che suo figlio aveva commesso poco prima, corse da lui con le braccia tese per raccoglierne il corpo. «Ignacio! Oh, mio povero Chico Dulce!» Il fumo dello scappamento dell'auto si disperse ed emerse José Frito. Una delle sue pistole era sparita. Probabilmente l'aveva buttata quando erano finite le munizioni. L'altra era nella sua mano destra e dalla canna usciva un filo di fumo. La recita del padre dell'anno era terminata. Aveva sparato sia a Silvana sia a Ignacio e sembrava pronto a sparare a chiunque altro. La sua presenza indicava che Sam Hell era stato sconfitto. Aveva i baffi incrostati di sangue, era pieno di graffi. La stoffa che si era annodato al braccio sinistro era caduta e rivelava il segno di un morso, i contorni precisi della bocca di un bambino. José si muoveva più goffamente dei bambini, la sua faccia aveva assunto il colore dello zabaglione. Dalla pelle spuntavano vene come vermi blu che cercavano di liberarsi. Un liquido denso colava dalle palpebre gonfie sulle orbite scure e infossate. Cominciò ad alzare la pistola con mano tremante.
Cullando la testa del suo bambino per tenere il cervello all'interno, Magdalena fece per prendere il braccio armato di José. Fu agghiacciante la facilità con cui in quel momento drammatico José le diede uno schiaffo. Ancora più agghiacciante la tranquillità con cui lei ricevette il colpo. Cadde sulla sinistra, ma per fortuna non troppo lontano. Un'auto aggirò la sua testa passandole tanto vicino che la ruota posteriore le strappò una ciocca di capelli. José guardò passare la macchina con aria sognante, poi osservò il ragazzo morto, infine la pistola che aveva in mano. Greer credette di leggere i suoi pensieri più velocemente di quanto il suo cervello impastato li elaborava. C'erano lì delle persone che avevano visto quello che aveva fatto e che l'avrebbero denunciato se non le faceva fuori. Socchiuse gli occhi collosi in direzione di Drasco e Greer e con uno scatto imprevedibile alzò l'arma e sparò. Drasco Zorik fu colpito al petto, sulla destra. Chissà come non cadde sull'asfalto, ma si sostenne in una posizione da ragno. Si mosse anche come un ragno, zoppicando a quattro zampe verso la roulotte di Greer. La ragazza più grande, la 14enne Antonella, superò José, Magdalena e Greer e cadde in ginocchio, dove il sangue del serbo rigava l'asfalto, abbassò la testa e cominciò a leccarlo, avvicinandosi a Drasco. José non si accorse di nulla. Fece qualche passo verso Magdalena, con lo sguardo fisso su Greer e sorrise. Aveva i denti arrossati dal sangue. Altro sangue, più denso e nero, gli colò dalle labbra quando emise un grugnito che Greer riconobbe all'istante. «Come here!» Un pulmino familiare, incrostato di fango, apparve come una nave in un mare di nebbia. Una grossa griglia di metallo scagliò una secchiata d'acqua piovana in faccia a Greer un secondo prima di urtare José con un rumore di carne umida. José si alzò in volo, con la schiena spezzata e la nuca che gli toccava i talloni. Greer si tolse dalla strada e sentì le quattro ruote che schiacciavano il corpo morto di Ignacio e quello vivo di Magdalena. Il pulmino sterzò troppo tardi e finì nel parco giochi con uno stridore fangoso. Greer girò le spalle e fuggì. Raggiunse la sua roulotte in pochi istanti e vi sbatté contro con la spalla destra, quella che Sam Hell gli aveva preso a calci. Il dolore fu una scossa. Vide delle stelle nere. Quando riacquistò la vista, fu sorpresa nel trovarsi le mani insanguinate. Cos'era successo? Spalancò gli occhi e si accorse di avere toccato la striscia rossa che correva sul lato della roulotte. Era stata una delle prime cose che aveva notato uscendo. Se solo avesse seguito la traccia fino in fondo e avesse continuato lungo la strada che portava fuori dal parco, non avrebbe visto nulla di ciò a cui aveva assistito poco prima. Greer fece un passo in quella direzione prima che una grossa figura svoltasse l'angolo, bloccandole la strada. Del sangue secco e scuro gli incrostava la mano. Doveva essere stato lui a lasciare la traccia insanguinata sulla porta e la macchia sulla parete. Annusò come un lupo l'odore di Greer e sollevò pesantemente la testa china. I suoi occhi castani erano coperti da una patina opalina. Teneva la bocca aperta. La saliva colava sulla sua uniforme della Horti Plastics. Gli occhiali non li aveva più, tranne una stanghetta ancora attaccata all'orecchio. «Papà!» disse Greer, e suo padre, come sempre, andò da lei. Non più in servizio. La scelta più facile nella vita è cedere alle basse aspettative degli insegnanti, alle sensazioni fisiche provate da ragazzi come Quasim, alle pressioni degli amici perché tu beva questo o mandi giù quest'altro. Greer stava chiamando papà da quando era uscita nella nebbia del mattino, e adesso che lui era venuto a prenderla non voleva altro che seppellire la faccia nel suo ampio petto. Il braccio dell'uomo si allungò delicatamente, come se dovesse prendere una farfalla. Il medio sfiorò la felpa della figlia, la punta del dito, indurita dalle migliaia di volte in cui aveva teso la corda di un arco, si impigliò nella stringa del cappuccio. Quel minuscolo, addirittura delicato contrasto fra il dito e la stringa, così diverso dai soliti gesti decisi di Freddy Morgan, spinse Greer a tirarsi indietro. Non si mise a correre, non aveva paura di lui, piuttosto aveva paura per lui.
Gli altri, con gli occhi bianchi come i suoi, venivano picchiati, presi a pistolettate o investiti dalle macchine. Quello che doveva fare, pensò, era spingere papà in casa, togliergli quella maglia insanguinata della Horti Plastics, pulirgli e bendargli la mano, tamponargli la fronte con un panno freddo, come lui aveva fatto tante volte con lei, preparargli con la polverina gialla la minestra al sapore di pollo che gli piaceva tanto. Papà le aveva fatto promettere di chiamare l'ambulanza solo in caso di cataclisma, perché il costo di una sola corsa poteva mandare in rovina i Morgan più facilmente di qualunque ferita. «Togliamoci dalla pioggia, papà! Ce la fai, ah?» Drasko Zorik aveva una voce gutturale, ma l'ultimo suono che mise fu un lacerante glogglottio da tacchino. Girandosi istintivamente, Greer scorse dietro il velo di pioggia la sua tuta blu strappata da Antonella e Massimo, che si erano gettati su di lui come cani selvaggi. Greer sentì la mano del padre che prendeva la sua. Da quando era entrata a scuola il primo giorno a quando era uscita dall'ufficio del vicepreside dopo l'ultima ramanzina, quella mano l'aveva guidata dappertutto, e lei avrebbe sempre riconosciuto il modo in cui quelle grosse dita volgevano le sue. La rassicurante presenza della vera nuziale e dei suoi ruvidi calli. Non c'era nessuna differenza, si disse. Ma invece c'era, e come. Le urla del moribondo Drasko Zorik continuavano a dirglielo. Si liberò con uno strattone e la fronte di Freddy Morgan si aggrottò. Greer non poteva permettersi di aspettare che qualche altro gesto casuale la colpisse al cuore. Salì i gradini della roulotte e si precipitò dentro, sbattendo la porta e chiudendola con chiave e catena. Arretrò, sentendo sotto i piedi indolenziti ogni briciola sulla moquette, finché le sue gambe non toccarono la sedia che reggeva il televisore. Perse il controllo nell'istante in cui cadde a sedere sul linoleum, con gli orrori allucinanti della mattinata ormai tenuti a bada dalla sicurezza di essere in casa, l'adrenalina che le girava in corpo le diede la sensazione di essere coperta di ragni. Si strappò di dosso i vestiti bagnati, buttandoli via come pelle marcia fino a restare nuda. Ma si sentiva ancora disgustosamente calda, come se colasse sangue rovente. La nausea l'afferrò alla gola. Strisciò a quattro zampe fino al bagno, dove si aggrappò alla tazza del water e vomitò con tale violenza da provocarsi piccole emorragie. Si rovesciò sulla schiena, sentendo con piacere le piastrelle fredde. «Pensa a qualcos'altro», si disse. «Pensa a Quasim». Alla fine il vento che penetrava dalle pareti di compensato la gelò. Buon segno. Strisciò in camera da letto. Tenendosi bassa come una raccoglitrice di fragole, tirò e allacciò, chiuse e abbottonò. Si abbracciò le ginocchia appoggiate ai piedi del letto, rabbrividendo anche adesso che era vestita. Fuori si udivano grida, vetri infranti, clacson e un leggero battere alla porta. Dalla sua camera Greer poteva vedere tutta la roulotte e quello che conteneva, poiché la camera di suo padre aveva la porta aperta. Era come guardare nel sottobosco di una foresta. La spazzatura così piena che il coperchio galleggiava sui rifiuti, il sacchetto rotto della lettiera di un gatto morto un anno prima, le lenzuola stropicciate sul divano letto in cui dormiva Conan. L'intera famiglia era intrappolata lì da 4 anni. Prima abitavano in città, a 3 isolati dalla scuola media, dove andavano sia lei sia Conan. Dopo che Vienna Morgan era finita in carcere e le famiglie derubate erano state risarcite, Freddy aveva perso il suo lavoro da tecnico di scaldabagni e la casa dei Morgan era stata pignorata. Erano finiti a Sunnybrook. La prima volta che erano entrati nella roulotte da 12 metri, Freddy aveva urtato con la testa al ventilatore a soffitto e si era ferito. Firmato il contratto era uscito. Aveva sistemato il bersaglio per le frecce e aveva scoccato per ore, come se ogni centro compensasse uno degli errori del passato. Era tutto marcio lì. Un terzo del soffitto era ridotto a una pappa dalle infiltrazioni. Dalle fessure si vedevano le travi del tetto, incurvate come zanne d'elefante, e le lastre metalliche bucherellate. Quando pioveva, come quella mattina, fili d'acqua rugginosa, spessi come la bava sanguinolenta che colava dalla bocca di suo padre, Non pensarci. Cadevano nei secchi che stavano sempre lì sotto, mentre le macchie muffite sulla moquette indicavano i punti in cui ci sarebbero voluti nuovi secchi. Le due pareti più lunghe erano inclinate all'interno, quasi volessero chiudersi come le mandibole di Ignacio sul piede di sua madre. Non pensarci. E inghiottire vivi Morgan.
Sia l'intonaco che gli infissi avevano ceduto. I tentativi di Freddy Morgan di inserire della plastica nelle finestre erano falliti quando i pannelli sostitutivi si erano staccati, come i denti di Mama Show che erano schizzati fuori dalla sua bocca bavosa. Smettili! 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 Rassegnato, Freddy aveva inchiodato grandi pezzi di rete da pollaio galvanizzata all'interno delle 6 finestre. Per Greer rendevano la casa simile a una delle celle di Vienna Morgan. Ma il padre era orgoglioso del risultato e Conan se ne fregava. Fino a quel momento Greer aveva odiato quelle reti. Il battito sulla porta si fece più forte, finché non si udì lo schianto del vetro che cedeva. Era Freddy Morgan che tentava di penetrare le sue stesse difese. Continuò a colpire la rete. Ogni volta la barriera emetteva una nota e Greer si mise a canticchiarci sopra. Era la canzone che le avrebbe salvato la vita se non si fosse interrotta. Da una seconda finestra giunse il suono di un'altra mano che batteva. Un vetro rotto risuonò da una terza. Greer cantò più forte per coprire il rumore. La rete da pollaio avrebbe resistito. Dapprima pensò che la gorgogliante nota di basso fosse messa da un quarto assediante, poi riconobbe la sveglia delle 8 di suo padre, che gli ricordava di prendere un'aspirina per i polmoni. Il telefono di papà si trovava all'interno della roulotte e Greer conosceva la password. L'avrebbe trovato e avrebbe chiamato la polizia. Ci avrebbe messo un bel po' ad arrivare e, come gli infermieri di Mama Show, forse sono più svegli di quel che sembra. Avrebbero pensato che i residenti avevano quello che si meritavano. Ma lei avrebbe inghiottito anche questa volta il loro disprezzo. Sopra il divano, la rete da pollaio inchiodata sulla finestra rotta si incurvava sotto la pressione delle mani. Greer la superò in punta di piedi, stringendo i denti, e i colpi cessarono. La faccia dietro la rete la guardò. Era Sam Hell. La sua pelle era di un grigio violaceo, gli occhi bianco perla. Il sangue gli macchiava il collo e il petto. La fissò con un'aria imbambolata che Greer aveva visto solo nei ragazzi che guardavano un porno. Poi grufolò come un maiale, infilò le dita nella rete e la strattonò più forte di prima. L'agitazione di Sam Hell provocò un gemito all'altro capo della roulotte. A 12 metri di distanza, in mezzo a dei rifiuti metallici, Greer riconobbe Massimo. La sua bocca era dipinta di rosso e lembi di pelle gli pendevano fra i denti. Ogni colpo delle sue mani contro la rete da pollaio gli provocava tagli a forma di esagono sui palmi grassocci. Greer scorse il telefono sul bancone della cucina e lo prese. Ma non poté chiamare la polizia per suo padre senza dargli prima un'ultima occhiata, nella speranza che i suoi occhi e la sua mente si fossero rasserenati. La sua faccia restava visibile attraverso il vetro rotto della porta. Aveva smesso di agitarsi, non sbatteva le palpebre, non si muoveva e non respirava. Greer pregò che quello fosse uno sviluppo positivo. Si avvicinò di un passo. Gli occhi di Freddy sotto il muco bianco si mossero al suo avvicinarsi, ma non guardavano lei. Guardavano il suo telefono. Freddy Morgan, che non aveva ancora riconosciuto la figlia, parve riconoscere la suoneria del suo telefono. Questo irritò profondamente Greer, che si sentì dimenticata. Nello stesso tempo lo capiva. Ogni volta che sentiva un suono digitale simile a quello della sveglia o di un SMS in arrivo, anche lei si comportava nello stesso modo, come l'avevano abituata a fare. «Chiamo la polizia, papà!» Suo padre non reagì. «Lo so che mi hai detto di farlo solo se ero sicura, ma sono sicura, papà! Sono davvero sicura! Mi senti? Riesci a vederli? Stanno cercando di entrare! Vogliono farmi del male, papà, come hanno fatto a te. Se sai come fermarli, fallo, ok? Puoi dirgli di smetterla. Nulla in suo padre cambiò, se non che un po' di saliva rossastra gli colò sul mento. Sembrava che fosse ancora concentrato sul suo telefono e sul ritmo di mambo che ne usciva. Forse la sveglia impediva un dialogo più significativo. Greer attivò il telefono e spense la sveglia. Poi guardò suo padre per cogliere qualche cambiamento nella sua espressione. Ce n'erano molti, tutti spaventosi. Solo quando guardava nella canna del suo fucile da caccia le sue sopracciglia si contraevano in quel modo, aguzze come ali di drago,
mentre la fronte gli si abbassava. Le sue narici erano talmente dilatate che Greer temette potessero lacerarsi, ma la cosa peggiore era la bocca. La mandibola si era praticamente staccata, come se volesse mordere l'intera porta, l'intera roulotte, l'intero mondo. Greer riconobbe il suono che saliva dalla sua gola. Era desiderio. Ma il desiderio di Freddy Morgan aveva cambiato oggetto. Non era più rivolto a un lavoro migliore, una casa più bella, una vita più felice. Le bolle di sapone messe davanti agli occhi del volto ipnotizzato. No, quel desiderio aspettava da 3 milioni di anni, nascosto sotto i sorrisi, i cenni di assenso, i capelli ben regolati, le uniformi, i cartellini, la deferenza, la paura. Suo padre batteva le mani, con le dita tese in avanti, contro la rete da pollaio. La rete gli tagliava le dita facendone cadere nelle mezze lune, come unghie. Freddy emise un ruggito di frustrazione. Ritirò le dita malridotte e sbatté la faccia contro la rete. Il naso, le labbra e le guance si appiattirono. Un reticolo regolare di esagoni di sangue emerse da tutta la faccia. La lingua gli uscì dalla bocca e premette contro la rete, lacerandosi al centro. Istintivamente Greer urlò «No!» Ma Freddy Morgan non era mai stato il tipo che lasciava qualcosa a metà. Il collo gli si indurì mentre sbatteva con maggior forza la faccia contro la protezione. Sangue purpureo sgorgò da ogni esagono, ma lui continuò a premere finché la rete da pollaio non gli penetrò nella faccia fino al cranio. La sua faccia divenne un mosaico di 20 o 25 esagoni di carne. Un pezzo, con il labbro superiore destro, cadde come pasta da uno stampo per dolci, rivelando lunghi denti gialli e una parte della mascella grigia. Gli altri esagoni tremavano, pronti a cadere anche loro. Le due metà della lingua, completamente aperta, si agitavano in maniera indipendente. Greer corse in camera e quando vide la nuova coppia di mani che battevano sulla finestra accanto al letto, si diresse invece verso il bagno. L'unico spazio senza finestre. L'acqua del water si muoveva e Greer ricordò quando l'aveva aperto e dentro aveva trovato un topo che nuotava. Lo stridere delle sue unghie sulla porcellana aveva alimentato i suoi incubi per anni. Quel singolo topo zuppo d'acqua adesso le sembrò un avvertimento. La roulotte, il parco, tutta la società era piena di buchi e attraverso di essi sarebbero arrivati i roditori. Greer alzò il telefono di papà e finalmente fece il 911. Squillò 2 volte, squilli acuti. Digitali. Al click di risposta, Greer si precipitò a parlare. Greer Morgan, sono Greer Morgan, vivo nel villaggio di case mobili Sunnybrook di Bulk, Missouri, e sono intrappolata in casa mia. C'è un sacco di gente che è impazzita, si aggrediscono fra loro, ci sono morti e feriti, abbiamo bisogno di polizia, ambulanze, dovete fare presto, qui il villaggio di case mobili Sunnybrook di Bulk, Missouri, io sono Greer Morgan. Hanno rotto tutte le finestre, stanno per entrare, per favore, sbrigatevi! Prese fiato ansimando. Solo a questo punto sentì la registrazione. Sono le 8:04, ora locale. Per lasciare un messaggio, premere 1. Per assistenza, premere 0 e restare in attesa di un operatore. Per comunicare un'emergenza, riagganciare e digitare il numero 911. Per riascoltare, premere asterisco. Che cazzo! Riagganciò e rifece il 911. Dalla camera da letto, rumore di vetri infranti. Si chinò e quando il rumore svanì sentì la robotica voce femminile che proponeva le stesse stupide opzioni. Ho digitato il 911! Greer non aveva mai fatto ricorso a un operatore in vita sua, ma questi sistemi di supporto esistevano proprio per momenti come quello. Seguì le istruzioni e premette 0. I Morgan avevano sempre seguito le regole. La linea fece 2 click e il segnale si trasformò in un ronzio sfrigolante. Rispose un'altra voce robotica. Siamo spiacenti. Avete chiamato un numero inesistente o non più operativo. Se pensate di aver chiamato per errore, vi preghiamo di controllare il numero e di ritentare. Il numero era 0! Sei stata tu a dirmi di premere 0, cazzo! La telefonata venne interrotta. Una moto passò rombando e rammentò a Greer che nelle vicinanze c'erano ancora persone che potevano aiutarla. Si mise a gridare, il 911 all'antica,
e rimase scioccata e stranamente emozionata dal tono penetrante e dal volume della sua voce, poiché era di moda essere cool. Dalla scuola media e da quando si era trasferita all'ultima spiaggia aveva tenuto la voce neutra. Adesso c'era qualcosa che lasciava senza fiato nei suoi fortissimi strilli femminili. Ma l'unico effetto delle sue grida fu di attirare altri rabbiosi. Altre mani batterono sulle pareti, qualcuno stava strappando una persiana. Sembrava che un altro fosse strisciato sotto il bagno e stesse picchiando sul contenitore dei rifiuti. Ancora più preoccupanti erano gli scricchiolii di qualcosa di duro che colpiva lo spigolo più lontano della roulotte, probabilmente la mazza da baseball di Drasko Zorik. La buona notizia era che lo spigolo della roulotte era un bersaglio insensato. La cattiva, che fino a quel momento nessuno dei rabbiosi aveva mostrato la capacità di usare degli strumenti. Forse sono più svegli di quel che sembra. Doveva uscire da quella cazzo di roulotte. Era quello che aveva sempre desiderato. Non c'era niente di utile nel bagno. Uscì nel corridoio beccheggiante. Quando arrivò nella stanza centrale, il braccio di Sam Hell penetrò dalla finestra sopra il divano. La rete da pollaio si staccò e Greer sentì chiodi, freddi come schegge di ghiaccio, che le penetravano nel fianco. Scartò a destra, sfuggendo per un pelo la mano di Sam Hell. «Stai tentando di raggiungere una Greer Morgan inesistente o non più operativa», disse una voce nella sua testa. La deviazione la portò più vicina alla porta, dove il cranio nudo di suo padre, quasi completamente pelato, premeva sulla rete. Anche lì i chiodi stavano cedendo e si radunavano per terra insieme a pezzi di pelle. Greer continuò oltre l'orrore fino alla camera di suo padre, dove il piccolo Massimo, più basso e più debole, non aveva fatto molti progressi contro la sua rete da pollaio, e un aggressore sconosciuto continuava a colpire lo spigolo della roulotte con la mazza. Greer spalancò l'armadio di Freddy Morgan e cadde in ginocchio. Eccolo. Erano anni che non lo usava. Se ci metteva su le mani, le sarebbe tornato in mente come fare? Afferrò la grossa sacca, la svuotò della mimetica e cominciò a metterci dentro tutto quello che poteva. Il fucile da caccia Remington, il coltello per scuoiare, il macete, il binocolo, il kit di pronto soccorso, la faretra con le frecce, l'arco. Il sogno è finito. Con tutte quelle armi a portata di mano, forse Freddy Morgan non si era preoccupato granché di rendere sicura la sua camera da letto. Questa fu l'unica scusa che Greer poté trovare quando Massimo, inaspettatamente, strappò via la rete da pollaio. Al contrario di Sam Hell, che sentiva ancora impegnato a lottare con la finestra aperta solo a metà, Massimo staccò l'intero pannello e pochi secondi dopo cominciò a intrufolarsi passando sui vetri rotti e sui chiodi che gli bucavano le mani. La mazza all'esterno continuava a battere come un cuore instancabile. Era il momento sbagliato. Greer era impegnata con la sua attrezzatura. Poiché Massimo era quasi dentro, bisognava scegliere. Il fucile Remington, la cosa che desiderava di più, doveva lasciarlo, perché non riusciva a trovare una cazzo di scatola di munizioni. Era logico, suo padre non avrebbe mai lasciato fucile e munizioni nello stesso posto. Ma se lei gli fosse stata più accanto, invece di aspettare che lui la cavasse dai guai a scuola, avrebbe saputo dove erano le pallottole adesso che ne aveva bisogno. Greer sapeva che suo padre aveva anche un altro fucile, un Browning, ma non lo vedeva da nessuna parte. Lo lasciò perdere e continuò a riempire la borsa. La lenza di una canna smontabile si impigliò e infilò anche quella insieme a una scatola di equipaggiamento da pesca. L'arco era troppo lungo per chiudere la borsa, ma quando tirò la cerniera riuscì quasi a farcela e l'arma rimase bloccata. Diede un'ultima occhiata di rimpianto al Remington. Avrebbe dovuto prenderlo e procurarsi le munizioni più avanti. Ignorò Massimo per un altro secondo e afferrò il fucile. Dalla parete retrostante due occhi bianchi la fissavano. Era Costanza, la seconda figlia della signorita Magdalena. Greer vide un lampo di rosso e capì che la ragazzina era quella che picchiava sulla roulotte con la mazza di Drasko. Era riuscita a fare un bel buco. Ancora un paio di minuti e sarebbe stato abbastanza ampio da passarci.
Greer si rialzò in piedi, abbandonando il Remington. La borsa le sbatté contro i polpacci, facendola cadere col sedere sulla moquette, mentre con la testa urtò contro il letto del padre. Vide un ragazzo capovolto, dal volto contratto dalla fame. Maximo era rannicchiato sul davanzale come un gargoyle e si lanciò. La sua faccia sogghignante atterrò in grembo a Greer, che gli diede una ginocchiata sul naso, sul mento e sui denti. Le sue gambe le scalciavano sul viso, le circondò con il braccio non impigliato nei manici della borsa. Adesso lui era come un gatto in una vasca da bagno, ma era anche un ragazzino, e Greer riuscì a buttare di lato il suo corpo leggero. Sentì i suoi denti che le sfioravano la gamba dei jeans. Maximo cadde malamente, il comodino gli piegò il collo con una strana angolazione, ma Greer non si permise di rimpiangere ciò che aveva fatto. Balzò in piedi, prese la borsa a due mani e scattò. Superò visioni terribili con la stessa rapidità con cui passava in rassegna le offerte di Netflix. Il cranio scotennato di Freddy Morgan, punteggiato di pezzetti di pelle. Le mani mutilate di Sam Hell, protese come artigli. Tornò in bagno e si chiuse la porta alle spalle. Maximo era all'interno della roulotte e Costanza l'avrebbe raggiunto ben presto. Greer si girò su un tallone, appoggiò l'altro piede e José Frito la prese. La gamba destra della ragazza sprofondò nel buco che lui aveva fatto nel pavimento e il piede si posò sul terreno sotto la roulotte. Gridò per la sorpresa e il dolore e lasciò andare la borsa. Le braccia di José si protesero in su come tentacoli. Le mani, simili a mazzi di dita rotte, si chiusero intorno alla gamba intrappolata. Il grido di Greer fece tremare gli impianti del bagno. Era l'opposto del suo precedente grido di battaglia, lo strillo di un coniglio in trappola. Si contorse, tentando di raggiungere la borsa e il machete di suo padre, ma la borsa era dietro di lei e con le gambe così aperte la sua capacità di girarsi l'ha ridotta. Sentì i jeans che si tendevano mentre i denti di José attaccavano una cucitura. Greer agitò le braccia e colpì un tavolino con il ripiano semicircolare e le gambe barocche, un pezzo antico di insolita bellezza, forse l'ultimo tocco di bellezza nella sua vita. Al diavolo, probabilmente sua madre l'aveva rubato. Greer staccò una gamba, l'alzò e poi la fece cadere di punta. L'estremità scheggiata si infilò direttamente nella bocca aperta di José e gli scese nella gola. Greer sentì il legno che si rompeva contro la sua nuca. Le mani contorte continuavano a graffiare, ma avevano perso ogni forza. Greer recuperò la gamba e si riprese, animata da una frenesia apocalittica. Più allerta di quanto mai si fosse sentita a scuola, alle feste, con Quasim. Aprì la borsa, tirò fuori il machete di suo padre, la richiuse e si mise in ginocchio accanto alla parete di compensato che Freddy Morgan aveva retto con Drasko Zorik. Infilò la lama del machete sotto il pannello e fece forza con tutto il proprio peso. I chiodi scricchiolarono come lo scafo di una nave mentre l'asse si inclinava verso di lei. Troppo rumore. Quelli fuori avrebbero sentito, ma non poteva tornare indietro. Posò il machete, infilò entrambe le mani nell'apertura, appoggiò i piedi al muro e tirò. Il compensato gemette. I chiodi si staccarono. 20, 40, 60 centimetri di spazio si aprirono. A Greer sembrava di essere stata rinchiusa per decenni in una segreta. Ansimò la luce piovosa del giorno. Due occhi, come quelli di Costanza nell'armadio, la guardarono. Greer riprese il machete e arretrò. Gli occhi erano luminosi, non lattiginosi. Per favore, non tagliarmi la testa! L'accento era ruvido e borbottante. Fadi Lolo, il rifugiato siriano dell'ultima spiaggia. La pioggia gli colava sui corti capelli neri, sulle folte sopracciglia e giù sulla barba ben curata. Indossava una sciarpa grigia tutta bagnata, un camicione a righe e dei jeans che sembravano nuovi di zecca. Emettendo il suo solito ansito enfisemico, guardò da entrambe le parti e fece un piccolo gesto invitante con le mani. «Vengono! Per favore, fai in fretta!» Greer aveva perso la capacità di essere lenta. Diede al compensato un ultimo potente strattone. Fadi Lolo spinse dall'altra parte. Prima uscì la borsa, passata con cautela dal buco nel muro. Fadi la posò dietro di sé e offrì la mano a Greer. Ancora una volta, nessuna esitazione.
Greer la prese e mentre José Fritto si soffocava col legno sotto la roulotte delle mani cominciavano a battere contro la porta del bagno, Fadil aiutò a passare attraverso quella specie di portale. Solo quando le sue scarpe scivolarono nel fango, Greer apprezzò la compostezza di Fadì. Attirati dal rumore della sua fuga, i rabbiosi accorrevano. Si muovevano come se avessero dei fili da burattino cuciti alle membra e fossero diretti da una sola mano. La più vicina era Costanza, che invece di passare attraverso l'armadio aveva fatto il giro davanti, con la mazza da baseball che lasciava una traccia sottile nel fango. Era 2,5 metri da loro e in splendida forma, con il pigiama immacolato. Alle sue spalle c'era Miss Jemisha. Greer quasi le gridò di scappare prima di vedere gli occhi bianchi che scintillavano su una faccia arrossata dalla parziale perdita del cuoio capelluto. Greer girò sulla destra ed ebbe un altro shock. La signorita Magdalena camminava ancora, pur essendo stata investita da un pulmino, con le costole che le sbucavano dal torace come le ruche di un vestito elegante. Alle spalle di Magdalena gattonava sua figlia Antonella, con il volto coperto di sangue, come una maschera teatrale. Le mani, i denti, gli occhi, non c'era via di scampo. Con apologetica dolcezza, Fadì la prese per un gomito. «È un sogno!» disse sottovoce, e quando Greer afferrò la borsa fu strano. Aveva una leggerezza onirica, come di nuvola. Tenendola per il gomito, Fadì la guidò a destra, lontano dalla mazza di Costanza. «Un sogno!» le ripeté Fadì. Tossì e la spinse a sinistra, a distanza da Antonella, e poi la fece girare come un ballerino per sfuggire alle mani di Jemisha. «Un sogno!» frenò di colpo, con una finta da calciatore per schivare il corpo di Magdalena. «È tutto un sogno!» Fadì la portò attraverso la nuvola di vapore lasciata dal torace aperto di Magdalena e poi corse in avanti. «Un sogno lunghissimo!» Una forma incombeva davanti a loro. «Non Drasco!» pregò Greer. Ma come sempre quella mattina si verificò il caso peggiore. Era proprio Drasco. A 3 metri di distanza deviò verso di loro, la fronte severa rilassata in uno stupore bovino mentre le cinghie della sua tuta pendevano come piatte mammelle di vacca, le mani strette a pugno come se si preparasse a colpirli. Ma non vide la bicicletta blu di Fadì posata per terra. Mise un piede sugli ingranaggi e cadde. Un pedale ronzò. «Il sogno è finito. È ora di svegliarsi!» Diede un pizzicotto al gomito di Greer e si mise a correre. Lei lo seguì, scioccata dall'improvviso peso riacquistato dalla borsa. Drasco, in ginocchio, si allungò invano verso di lei. Fadì rialzò la bicicletta. Greer rimpiangeva la perdita della sua mano sicura, ma si sentiva come se le dita fossero state le spine di un caricatore. Con rinnovata energia si girò a osservare la folla in arrivo. 5 in tutto, persone che conosceva bene. No, 6. Suo padre svoltò l'angolo agitando la lingua biforcuta in un ghigno da scheletro. «Andiamo, per favore!» Aveva un piede a terra, l'altro già sul pedale. Il sellino era vuoto, riservato a lei. Greer si buttò la borsa su una spalla, salì a bordo e lo prese alla vita come meglio poteva, tenendo in mano il macete. Fadì tentò di parlare, ma il peso di Greer impediva alla bici di muoversi dal fango. Jemisha, Costanza, Drasco, Antonella e Magdalena li circondarono, avvicinandosi all'unisono, un cappio di occhi perlacei, denti esposti e dita contratte. Fadì fece forza sui pedali con le gambe magre che tremavano. Le ruote cominciarono a girare. Un giro e furono fuori dal fango. 2 e raggiunsero l'asfalto. Greer pensò a Mr. Villard, che gli aveva detto «Troia nera», ma che con una strana contraddizione gli aveva dato fin dall'inizio il consiglio giusto. «Vattene dal villaggio se puoi». Oscillando paurosamente, riuscirono più o meno a fuggire. Greer non si rese conto dell'odore di sangue che c'era nel parco giochi finché non ne superarono il confine. La pioggia al di là era più fredda. Si rammentò che lei non era nulla per Fadì Lolo, come poteva. Non aveva mai preso l'iniziativa di rivolgergli la parola. L'aveva raccolta come raccoglieva la spazzatura dell'ultima spiaggia.
per un gesto di ottimismo, e forse l'ottimismo era l'unica cosa che restava a un uomo come Fadil Lolo. Forse era l'unica cosa che restava a tutti loro. Greer lo teneva stretto, sentiva la tensione della sua pancia mentre pedalava più veloce. La sua sciarpa inzuppata di pioggia sbatteva come uno stendardo dietro la testa di Greer. Lei si chinò e vide, al centro della strada asfaltata, l'essere devastato noto un tempo come Silvana. Non sembrava neanche umana. La sua mano era ridotta a una cartilagine, il torso forato dal colpo di fucile, la testa appesa a un cordone di vertebre. Chissà come, la bocca continuava a mordere e gli occhi a fissare senza battere le palpebre. Fadila girò, ma non troppo. Non osava portare la bicicletta sulla banchina fangosa. Greer allungò il braccio del macete. La lama era sporca delle erbe che suo padre aveva tagliato. Era stato un attrezzo con uno scopo preciso. Lo era ancora. Greer alzò la lama con lentezza per non sbilanciare la bici. Fadil lanciò un'occhiata alle spalle, consapevole di ciò che stava per fare e pronto a controbilanciare. Silvana, con la testa capovolta che mandava al cervello messaggi al contrario, fece per afferrarli, ma nella direzione sbagliata. Greer non vibrò il macete, lo tenne dritto e lo usò di punta, quasi dolcemente per darle una spinta. Fu abbastanza per farla cadere e la testa di Silvana rotolò nel fossetto. Spazzatura che nessuno avrebbe mai raccolto. Greer appoggiò il macete al fianco di Fadi. La bici imboccò l'ultima ampia curva prima della fila di case che portava l'uscita. Un macello di macchine e persone. Greer fissava la schiena di Fadi Lolo, che crepitava per un nuovo attacco di tosse. Fadi non era mai stato invitato al Sunnybrook Club. Greer era stata invitata, ma non aveva mai partecipato. Eppure sentiva che loro due avevano fatto abbastanza in questa prima ora della giornata per portare avanti lo straordinario spirito del club. Lei era stata il mi corazon della signorita Magdalena e ne era contenta, ma non bastava. Perché la sua sopravvivenza contasse, Greer Morgan avrebbe dovuto essere tutti i loro cuori e continuare a combattere, a sopravvivere fino alla fine.